amici e amiche creative, bentornati e bentornate sul mio canale. Oggi nuovo tutorial dedicato a San Valentino, in cui vi mostro 3 idee semplicissime e low cost per confezionare in modo molto carino dei cioccolatini e per realizzare un romantico portacandele. Questo progettino sul riciclo creativo è in collaborazione con la mia amica Giada del canale Fairy Fashion Art. Lei ci mostrerà come realizzare un dolce pupazzetto a forma di cuore. Trovate il link del suo video nell'info box. Per realizzare il nostro romantico portacandele ci servirà un barattolo di vetro, del pizzo rosso, io riciclerò delle calze, un pennello, forbici, colla vinilica e colla tenuta forte oppure colla caldo, lana e un nastrino rosso, degli strass e dei cuoricini che ho ritagliato da del cartone. Per iniziare cospargo con un pennello la colla vinilica all'esterno del barattolo ed in seguito ci posiziono sopra il pizzo. Tagliamo via il pizzo in eccesso e diamo un'altra mano di colla per fissare al meglio il pizzo sul barattolo. Dopo aver fatto asciugare il barattolo per almeno un'ora, questo è il risultato e come vedete il pizzo sembra incorporato all'interno del vetro. Adesso per rendere il barattolo più particolare e per nascondere le avvitature del tappo, incollo della lana rossa nella parte alta del barattolo. Nel frattempo che la colla asciuga prepariamo le decorazioni. Io ho ritagliato un cuoricino da un pezzo di cartone e con la perforatrice ho realizzato un foro in cui poi ho inserito un pezzettino di nastro rosso con i pois. Con lo stesso nastro ho realizzato un fiocchetto. Poi sul cuore di cartone ho incollato un altro cuoricino più piccolo bianco ed in seguito ho incollato il tutto sulla parte alta del barattolo. Per concludere la decorazione ho incollato anche il fiocchetto e uno strass al centro del cuoricino bianco. E la nostra lanterna romantica è pronta per illuminare la nostra serata. Realizzare i prossimi barattoli sarà ancora più semplice e veloce e non ci servirà niente di particolare. L'importante è utilizzare tutto ciò di cui abbiamo a disposizione in casa. Per realizzare il barattolo romantico portacioccolatini ho incollato un nastro di juta e un nastrino rosso al centro del barattolo. Poi ho preso un cuoricino che ho ritagliato da del cartone e ci ho timbrato sopra la scritta Love You. Prima che l'inchiostro si asciughi ci verso sopra dei glitter per rendere la scritta luminosa. E per finire ho incollato il cuoricino e un fiocchetto al centro del barattolo. Ed ecco qui che il nostro barattolo è già pronto per accogliere i cioccolatini preferiti del nostro innamorato. L'ultimo barattolo è il più semplice di tutti e conterrà i cioccolatini e dei messaggi speciali. Posiziono un centrino di carta al centro del barattolo di vetro e lo blocco con un nastrino rosso. Faccio un nodo e un bel fiocchetto. Un cuoricino di carta non può mai mancare, quindi lo inserisco tra il centrino e il fiocco. E ora è arrivato il momento di realizzare i nostri bigliettini speciali. Su un foglio di carta, utilizzando dei timbri, ho preparato alcune frasi con delle azioni da poter fare insieme al proprio fidanzato o alla propria fidanzata. Per semplicità potete scegliere di scriverli direttamente con delle penne o dei pennarelli colorati. Quando l'inchiostro sarà asciutto, piegate in questo modo tutti i vostri bigliettini. Decoriamo anche il tappo del barattolo. Io ho incollato semplicemente una coccarda che si abbina ai colori del nastro che ho utilizzato prima. All'interno del barattolo ho inserito qualche cuoricino in cartone, i cioccolatini, i bigliettini che abbiamo preparato e degli altri cuoricini di cartone.
Diamo una shakerata e il nostro barattolo è pronto. In questo modo il vostro innamorato potrà scegliere se mangiarsi i cioccolatini oppure prendere a casa un bigliettino per scoprire quale sarà il programma della vostra giornata di San Valentino. Spero che queste semplicissime idee vi siano piaciute e, come avete visto, riciclare in modo creativo è super divertente e adatto ad ogni tipo di occasione. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate lasciandomi tantissimi commentini e pollici in su. E se non siete ancora iscritte, iscrivetevi sul mio canale per non perdervi tutti i miei nuovi video e i miei tutorial precedenti. Se vi va, condividete anche il video tra le vostre amiche e amici per farli scoprire quanto è bello e divertente il riciclo creativo, in modo che la nostra famiglia creativa cresca ancora di più. Vi ricordo che sul canale di Giada trovate tantissime altre idee regalo molto molto carine per San Valentino. Trovate tutti i link nell'info box. Bene, io vi ringrazio per la visione, ringrazio anche Giada per la collaborazione, vi mando un super abbraccio e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!